Buonasera, un commento su quello che sta succedendo a Mondragone, la tensione è molto alta nella comunità dei Palazzi Civici. Sì, però credo questo, Mondragone è stata fatta zona rossa e quindi ci sono delle persone, delle istituzioni che devono garantire il rispetto della zona rossa in maniera democratica, come accade, no, come è accaduto già altre volte in questi mesi, e le persone devono rispettare la zona rossa. Questo è un tema, non vedo una novità da questo punto di vista, quindi se c'è stata qualche defaianza, evidentemente perché non è stata gestita in maniera adeguata, in maniera tempestiva, questa situazione che non può diventare esplosiva, perché non è accettabile che non ci sia il rispetto della zona rossa, non è accettabile che ci siano persone che la violino, perché noi siamo stati bravissimi in Campania, non possiamo tollerare che per colpa di qualcuno si metta in discussione la tutela della salute di tutti, l'abbiamo sempre detto, e non può diventare un fatto di razzismo, sinceramente, perché la troverei un'ulteriore mortificazione in un momento così difficile.